L'associazione nasce da una vecchia idea mia condivisa con Dirk Kordorf, che è questo grande coach manager tedesco che controlla parecchi giocatori fra i primi 100, sia come coaching sia come manager, management. Quindi questa idea si è stata, diciamo, sviluppata prima fra noi, poi estesa a Rainer Schüttler, che è il suo, diciamo, figlioccio, perché è il suo giocatore col quale lavora da tanti anni, e poi anche con Tony Nadal. La prima riunione è stata fatta a New York durante l'US Open del 2010. E ci siamo riuniti in un ristorante italiano che era sulla la quinta strada, che è Ninos, e da lì un gruppo di coach che hanno condiviso la nostra idea, la nostra iniziativa, si sono riuniti e hanno fondato come primo momento virtualmente l'associazione. Poi è stata registrata e ci sono stati tutti i passi successivi, ma quello è stato il primo vero passo. E arriviamo a questo super corso, se posso permettermi di definirlo così, qui a Perugia, in cui si è trattato e si tratterà assolutamente di tutto, quindi dalla parte tecnica, tattica, mentale, atletica, anche di business, di management, insomma assolutamente il tennis a 360 gradi. Sì, noi penso che questo sia il giusto approccio verso il tennis d'alto livello, soprattutto se parlate di coaching, di come impostare un coaching moderno, quindi come, quali caratteristiche deve avere il coach moderno e il coach del futuro. Quindi credo che sia una persona che debba interessarsi dei problemi a 360 gradi. Sarà distinto perché alcuni giocatori fra i primissimi al mondo, diciamo fra i primi 20, girano con degli staff, con dei team, e quindi hanno il preparatore mentale, hanno il fisioterapista, hanno il preparatore fisico, ma quando un giocatore è 50-80 del mondo gira solo con una persona, e quindi quella persona che è il coach deve entrare. Io dico sempre che la caratteristica principale del coach è l'empatia. Perché? Perché i giocatori sono tutti diversi e il coach, come caratteristica prima, deve avere proprio questa capacità di entrare nel problema del suo giocatore, che varia da giocatore a giocatore, e quindi a quel punto deve conoscere un po' di tutto, deve conoscere un po' di psicologia dello sport, deve conoscere un po' di mental training, deve conoscere un po' di preparazione fisica, deve impostare dei lavori quando si va in palestra, e quindi, ma la cosa più importante fra il coach e il giocatore è proprio impostare bene una relazione di fiducia, è su quella che si basa il rapporto. La cosa bella che si notava è che c'erano anche comunque allenatori già abbastanza formati che seguivano il corso e che interagivano con i vari pistolesi, Reggi, Colarza. Quindi l'umiltà anche di questi allenatori e l'interazione poi tra coach internazionali ATP e quelli che vorrebbero diventarlo. Questa forse è una delle chiavi di lettura. A me sembra è una cosa assolutamente normale, perché una delle cose che il coach deve insegnare o condividere con il proprio giocatore è proprio l'umiltà. Io non posso insegnare umiltà se non dimostro di essere umile. E quindi il parlare con gli altri, ricevere le loro informazioni su queste, cambiare anche le mie idee, a me sembra una cosa assolutamente normale, anzi quasi logica. E penso che tu possa essere contento anche di tantissimi coach o comunque addetti ai lavori che sono venuti a tenere questo corso, perché praticamente c'è il non plus ultra degli addetti ai lavori del tennis italiano qui. Allora, qui devo dire che gli iscritti erano più di 200, abbiamo fatto una prima scrematura, diciamo, e ne abbiamo ammessi 150, quindi ne abbiamo tolti una cinquantina, e dei 150 adesso il corso lo fanno 75-80 persone, le altre lo faranno nel 2012, quindi credo a giugno-luglio, maggio-giugno, insomma, quella sarà la data. Quindi per noi è un elemento e un momento di grande soddisfazione. Io l'ho chiamato l'IC, un bel dodipetto, no? Ho fatto vedere anche un video su questo. Quindi un grande successo. Qui io ho ovviamente l'approvazione, l'ok del mio consiglio direttivo, che è formato da Tony Nadal, da Rainer Schüttler e da Dirk Kordorf. Tony Nadal fino a 2 giorni fa
dichiarato che sarebbe stato presente, poi ha avuto un problema, come succede spesso ai coach d'alto livello, che è difficilissimo programmare, perché arrivano sempre le cose all'ultimo. Domani ci sarà Adriano Panatta, c'era Adrian Voinea, Claudio Pistolesi, Golarsa, arriverà Gianluca Rinaldini, arriva tanta gente, Raffaella Reggi, quindi gente che ha vinto gli Slam, ha fatto quarti di finale agli Slam, c'erano tre giocatori che hanno fatto quarti di finale, Golarsa last eight a Wimbledon, la Reggi last eight a Roland Garros, Adrian Voinea anche quarti di finale a Roland Garros, quindi per noi è un elemento di grande soddisfazione. L'ATP credo che giudicherà a livello che abbiamo così creato, sia a livello di docenza sia anche a livello di discenti, di nostri allievi qua, perché c'è una grandissima percentuale di gente che oltre che essere maestro del tennis o istruttore o coach è anche laureata e spesso ha delle lauree in scienze motorie, che tengo a sottolineare, al di là di quelli che dicono gli enti di promozione, le federazioni eccetera, è l'unico titolo che lo Stato italiano riconosce, e quindi questo è bene che chiunque opera in questo campo sappia. Ecco, una cosa che ti volevo chiedere è proprio questa, un riferimento a questo almeno, perché l'avviamento allo sport è forse ciò che in Italia, non soltanto in Italia, ma comunque manca negli ultimi anni, forse un po' per la tecnologia, un po' troppa PlayStation, no? Un po' troppi ragazzi che fanno poca attività e quindi la motricità viene poco allenata, tra virgolette. Secondo te quali possono essere le soluzioni? Perché il problema è chiarissimo. Io alcuni giorni fa ho fatto una 6-7 lezioni di circa 20-25 minuti per bambini di 2 anni, credo la prima sperimentazione nel mondo che tenta di fare un corso, perché non era un 1-1, era io in campo con 5-6 bambini di 2 anni. La cosa è difficilissima, perché in conto averla 2 anni, in conto averla 3 anni, secondo me è un corretto movimento. Un corretto movimento inizia da lì, bisogna, come saprete, l'Italia ha uno delle percentuali più alte di bambini obesi, con tutto quello che bambino obeso diventa adulto, con tutto quello che questo comporta a livello di anche di malattie e di problemi fisici. Purtroppo il mondo che viviamo ormai è questo, ossia i miei giochi da bambino facevo un po' di nuoto al Tevere, io abitavo vicino al Tevere, facevo la bicicletta, saltavo negli alberi, rubavo le ciliegie al mio nonno che era contadino e facevo queste cose. Adesso purtroppo si clicca nel computer, quello che era il puer motorius, io ero un puer motorius, facevo tutte queste attività, è diventato motorius ma in uno spazio sempre più ristretto, io l'ho chiamato puer condominianis. I giochi da condominio, il puer condominialis è diventato il puer cyberneticus, va bene? Il puer informaticus e dopo puer cyberneticus. Si arriverà un momento che basterà solo il pensiero, un'immagine al movimento e crede di averlo fatto, perché poi alla fine è così, hanno anche inventato le automobili che vanno col pensiero, quindi, ma questo è contro ogni principio di un buono stile di vita e contro ogni principio di una buona salute. Quindi il movimento deve iniziare da piccolini. Adesso noi abbiamo studiato un metodo molto bello per coinvolgere come si tengono dei bambini di 2 anni e mezzo, 3 anni a fare delle cose senza urlare, senza imporre. È entrato un metodo meraviglioso che è quello del usare per la psicomotricità infantile le fiabe. Se tu gli dici al bambino ti racconto una fiaba e animiamo insieme una fiaba, si instaura un meccanismo così magico e così bello che secondo me questo è il futuro. Ne uscirà un libro che si chiama proprio L'arte di insegnare il tennis ai bambini piccolissimi, ovviamente è un libro di psicomotricità, quindi L'arte di insegnare il tennis attraverso le fiabe. Se potessi intervenire in un settore, io dico ovviamente se potessi essere un membro della federazione e potessi intervenire su un settore in questo momento in cui investire, su quale settore investiresti? Ma io sinceramente preferisco non rispondere, qui c'è una bella atmosfera,
Io sono in grande polemica con tutta la politica federale, continuerò a esserlo perché non condivido nulla di quello che fa la federazione. C'è un'atmosfera che giudico assolutamente non idonea al quieto vivere, al condividere le cose, a fare le cose in cooperazione, e quindi preferisco non rispondere. Io rifarei parecchie cose, questo è poco, ma è sicuro. L'ultima domanda che volevo farti è abbastanza tecnica, hai parlato di motricità di bambini, anche la bilateralità, come si suol dire. Tu hai seguito, mi sembra, Claudio Grassi per un certo periodo, che è ambidestro, no? Ambidestro. Può essere questo, secondo te, nei prossimi anni qualcosa su cui lavorare? Guarda, Claudio Grassi, parecchi maestri gli avevano detto quasi che era bene, che forse o cambiava o smetteva di giocare a tennis. Con questo tipo di gioco è arrivato, credo che adesso sia intorno ai 300, anche di meno. Quindi io l'ho sempre rafforzato. E poi devo dire, ho seguito un grande convegno che metteva in relazione la bilateralità con lo stato di flow. Lo stato di flow è quello che porta alle altissime prestazioni. Il flow è proprio un'energia mentale che è più forte del piacere. Si chiama energia estasica, è quando uno fa un movimento perfetto, chiamiamolo movimento prassico, quello che dà il massimo effetto col minimo sforzo. È stato messo in correlazione con la bilateralità. Sembra che la gente che usa meglio le due parti, che diciamo il gap di differenza fra l'uso della destra e la sinistra sia inferiore, quindi sappia ben fare anche le cose col lato non dominante, con l'arto non dominante, acceda più facilmente allo stato di flow. Questa è una cosa da dimostrare, ma sono parecchi studi su questo, e se si arrivasse a una conclusione di questo tipo si aprirebbe una grande finestra, che è quella di portare i nostri giocatori, anche da bambini, a giocare di più con i due arti. E basta pensare ai grandissimi, grandissimi atleti del passato. Monica Seles, per esempio, usava la destra e la sinistra con una facilità incredibile. Basti pensare a Michael Jordan, che palleggia bene con la destra e con la sinistra. Basti pensare a Pelé. Maradona, per la verità, no, perché era solo mancino. Ma sembra che ci sia questa correlazione. Sì, qualora uscisse con sicurezza che è così, vorrebbe dire che didatticamente dovremmo usare parecchio i due lati del corpo. L'ultimissima cosa, prima di ringraziarti e salutarti e lasciarti ovviamente al tuo corso, ne hai già parlato in parte, ma quali sono i progetti futuri di questa associazione? Ma io ho fatto vedere Flores, questo grande tenore che ha fatto gli 8 do di petto della la figlio regimale di Donizetti. Ho detto, speriamo di fare 8 do di petto, 2 o 3 ne abbiamo fatti, e questo è un primo esempio. Il nostro corso è il primo nel mondo, quindi parte come sperimentale. Se riuscirà bene, come sembra, già da un giorno e mezzo, perché siamo qui già da un giorno e mezzo, abbiamo avuto dei grandi interventi, la gente è contenta. Se faremo bene, saremo d'esempio alle altre nazioni. Ci sarà il prossimo corso in Spagna, organizzato da José Perlas, e l'altro sarà fatto in Germania da Vasche. E quindi il futuro è questo. Lo scopo principale di questa associazione è fare formazione. E nel nostro consiglio direttivo abbiamo spesso cercato di rispondere a questa domanda: ma tutti fanno formazione, le federazioni fanno formazione, gli enti di propaganda fanno formazione, la PTR fa formazione, perché non dovrebbero fare formazione i coach, che sono i più aggiornati e quelli che conoscono il tennis meglio degli altri? E quindi la risposta era semplice: bisogna farlo.